Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati qui su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build e guide e soprattutto live. No, in realtà le live ne faccio pochissime, quindi build, news e strategie varie ed eventuali dei nostri giochi preferiti. E quindi ricordatevi di iscrivervi al canale perché sono quasi addirittura d'arrivo. Datemi una mano per arrivare finalmente a poter monetizzare il canale e quindi portarvi dei contenuti migliori perché con i pochi soldi che riuscirei a racimolare, potrei migliorare la mia attrezzatura e di conseguenza migliorare anche il canale e tutto ciò che ne consegue. Ma siamo qui per parlare della BlizzCon Online. È uscito Diablo 4 e ci sono parecchie novità, soprattutto c'è il trailer della presentazione del nuovo personaggio Rogue, che sinceramente mi ha fatto venire la pelle d'oca, ma lo vedremo alla fine. Lo vedremo alla fine. Prima un po' di novità varie ed eventuali. Si è parlato tanto del PvP, hanno parlato tantissimo del PvP, hanno parlato dell'open world, del PvE, di come raccattare le cavalcature. Ci sono un po' di cose che dobbiamo dire e quindi iniziamo subito e parliamo di Diablo 4 e di tutte le novità del BlizzCon Online. La BlizzCon Online è in corso e Diablo 4 è l'obiettivo principale dell'evento di quest'anno. Ieri, durante il keynote della BlizzCon, è stata rivelata la nuova classe Rogue. Ma questa non era l'intera portata della rivelazione pianificata da Blizzard. Ora, Blizzard ha anche rilasciato un esteso video su molte delle funzionalità open world di Diablo 4. Il video analizza una varietà di funzionalità del mondo aperto, comprese le zone e gli eventi PvP, nonché l'uso delle cavalcature nel mondo aperto e la raccolta delle cavalcature stesse. Il video in originale ve lo lascio in descrizione. Per Diablo 4, Blizzard ha messo a punto una struttura intelligente che consente il PvP open world in un modo supportato dalla narrativa. Queste regioni del mondo aperto sono descritte come aree in cui l'odio di Mefisto è ribollito dalla terra, creando un campo di odio. All'interno di questi campi, i giocatori sfruttano l'opportunità di massacrare altri giocatori. Queste zone PvP, che si chiamano Field of Hatred, sono del tutto opzionali, ovviamente, ma offrono una varietà di ricompense e sfide uniche, inclusa la valuta unica, Shard of Hatred. Tuttavia, Field of Hatred non è puramente PvP. Blizzard vuole incoraggiare i giocatori a visitare queste aree, indipendentemente dal fatto che siano orientate al PvP o meno. Pertanto, Field of Hatred include una vasta varietà di contenuti PvE. Mostri, eventi e forzieri saranno abbondanti in queste zone, che premieranno anche con gli shard. Il PvP potrebbe comunque verificarsi in qualsiasi momento, ma offre ai giocatori PvE l'opportunità di sperimentare il contenuto. I giocatori PvE non saranno in grado di intrufolarsi, uccidere mostri e sgattaiolare fuori da un campo dell'odio. Tuttavia, i frammenti di odio che noi andremo a droppare uccidendo i mostri o aprendo forzieri, dovranno essere purificati all'interno della zona prima di poter essere utilizzati. Questo viene fatto attraverso un rituale di purificazione, non diversamente dall'estrazione della zona nera di The Division. Una volta purificato, gli shard potranno essere utilizzati, ma finché non vengono purificati, il personaggio deve rimanere in zona PvP. Blizzard offre ai giocatori di Diablo 4 un certo vantaggio contro i PvP players nei Field of Hatred. Coloro che uccidono altri giocatori appariranno sulle minimappe degli altri. In questo modo, coloro che evitano il PvP possono schivare questi giocatori e cercare di trovare altri spazi e modi che potrebbero essere meno aggressivi, con cui magari provare a fare un rituale di purificazione. Tuttavia, il trailer di Diablo 4 non si concentra esclusivamente, o meglio il trailer, quello che hanno detto nel video, non si concentra esclusivamente su queste zone d'odio e sul PvP. Tocca brevemente l'esplorazione e le cavalcature. Alcuni dettagli su come guadagnare e raccogliere cavalcature sono stati condivisi, così come la personalizzazione della cavalcatura, il che rende tutto più bello. Basti dire che in realtà è molto simile a World of Warcraft. I giocatori potranno guadagnare e raccogliere cavalcature attraverso vari mezzi, quindi pagandoli o magari droppandoli in giro per la mappa, o magari durante eventi stessi. Blizzard vuole che i giocatori esplorino, mettano alla prova se stessi e siano ricompensati per questo. Questo è ciò che sembra e che si vede essere Diablo 4.
Come ultima cosa, ovviamente, si parla della nuova classe Rogue, che chiaramente tra pochissimo vi faccio vedere il trailer, se ancora non l'avete visto, quindi godetevelo. E la nuova classe Rogue se ne parlerà probabilmente in un prossimo futuro molto breve, dove usciranno plausibilmente le sue abilità e quello che potrà fare questa classe. Si vede solo ed esclusivamente durante il trailer ufficiale che questa classe è una classe molto agile e mobile, che potrà usare arco e pugnali in contemporanea switchando le armi con le sue varie abilità. Molto bella, molto dinamica, godetevela e beh, GG a tutti quanti. There is justice within the light, but you have to be patient. Now, pray with me. May Akarat guide and protect me. May Akarat guide and protect me. May he shepherd my soul. May he shepherd my soul. And grant it mercy. Granted mercy. What are you doing here? This is not the time. But this is confession. And I have sinned. I was a thief who stole from those more fortunate. I strayed from your light. And found my trade in the shadows. They call it murder. I say, job well done. Those monsters were a scourge upon my flock. And you... Oh, you were the answer to their prayers. Then we are settled. And you owe me. The name you seek is... Thank the heavens for you. Heavens, I assure you, Father, the heavens didn't send me.